che mi scornano. Se usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi, siamo a posto. Inghilterra. No, Italia. Yes. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi. E rieccoci, ragazzi, da questa valle dei templi. Dei templi, non dei tempi. Si riparte per questo giro d'Italia che ci ha portato ormai fino alla Sicilia. Oggi rifarò più o meno il percorso di ieri per tornare indietro, ma siccome voglio fare le stradelle belle e su moto.it hanno consigliato di fare la strada 121, strada statale 121, oggi farò la strada statale 121, che è una strada che da Catania va fino a Palermo, però non andrò a Palermo ma andrò dall'altra parte. Farò sempre l'Etna basso questa volta e dovrebbe essere un po' più panoramica. Qua c'è un po' di traffico nell'anima. Comunque bella davvero la Valle dei Templi, eh? Dei Templi! Valle dei Templi! Pli! Pli! Quindi davvero da visitare, da andare a vedere. C'è un sacco di guardie, di finanza, polizia, non ho mai visto così tante in giro io. Mi affido a moto.it oggi, ragazzi. La Route 66 della Sicilia. Ci vedremo dopo allora, ragazzi. Ci vediamo dopo. Ok, ragazzi. Strada perenna. Che mi sa che si trova sul cucuzzolo della montagna. Ma che spettacolo! Che bella cittadina! Wow! Si può andare giù di qua o divieto? È divieto giù di qua? Opa! Non so, sì, devo ritornare indietro. Sì, no, vabbè, cioè non è divieto, posso passare. Ah, buono, perfetto, grazie mille. Ma è bella Enna, eh? Fica. Porco Giuda. Spettacolo. Di qua. Amore. Ritorna, le colline sono in fiore. Oh minchia.
Ok, usciamo dall'abita centro abitato di Etna, davvero un casino, strade piccolissime, e prendiamo questa stradina che esce giù, che scende giù. Ecco, fra un po', anzi ormai ci siamo, sulla SS 121, quella che mi ha consigliato, quella che ho visto che facevano quelli di moto.it. Occhio, sto qua. Oh, queste sono le strade, ragazzi, queste sono le strade. Che spettacolo, che vista, che panorama. Tararata, tararata, tararata. Leon forte. Comune di Town of Leonforte. SS 121, che ci fa passare in sti paeselli dell'entroterra siculo. Ma che strada. Che strada! Dai che oggi ci si diverte! Sto peggiottino va, pa para para ra ra. Sta tundra, la tundra siciliana, ragazzi.
Lungo, lungo. Sporco, sporco, lungo, sporco. Sporco. Ecco, volevo far volare il drone per fare un video figo, ma anche qua, dal sito di Flight, zona pericolosa. Porco cane, che pericolo c'è qua? C'è in giro niente. Ma va che spettacolo! È l'Etna quello, eh! Che tanto è di passaggio, salirò ancora sull'Etna. Vado che oggi è bello limpido e sereno. No, come l'altro giorno che c'era foschia. Comunque qua la strada siamo sempre sulla statale 121. Però avvicinandosi a Catania vedete che diventa un po' più statale, diciamo.
è tutta un'altra cosa, senza foschia, ragazzi. È tutta un'altra cosa. Bello. C'è più gente dell'altra volta. Bello davvero l'Etna, ragazzi. Poi così che si vede bene. Guarda caso ho incontrato, diciamo, una coppia che seguo. Coppia di motociclisti. Seguo su Instagram, non hanno YouTube. Mi hanno riconosciuto. La prima volta che mi riconosce qualcuno. È stato emozionante, comunque abbiamo fatto un selfie e tutto. Bello, bello, davvero bello. Trovare gente così in giro non è facile, eh. Loro di Padova, io di Bergamo, sono venuti giù in aereo a fare le vacanze, a fare piccole vacanze, diciamo. Quindi bene, dai. Adesso ritornerò sul continente. Domani si preannuncia una tappa molto 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 lunga. Cioè molto lunga no, però tutta la Salerno-Reggio Calabria o la Reggio Calabria-Salerno, dipende da che parte partite. Per arrivare a Salerno, fa la costiera amalfitana e ho prenotato l'albergo a Napoli. Oggi comunque due tappe, questi 2 giorni ho fatto 2 tappe tranquille, cioè pochi chilometri, visto che comunque è da lunedì che sono in giro e mi sono già fatto tutta l'Italia. Domani farò circa 600 km e niente, ragazzi, a dopo. Ok ragazzi, ritorniamo in continente. Oggi tappa breve ma fruttuosa. La SS 121 davvero molto molto bella. Sì, se non mi portano via oggi siamo a posto. Porco cane. Trovato in mezzo a nulla, ma abbiamo trovato. Non vorrei che mi scornano. Se usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi siamo a posto. English? No, no, Italia. Speaker. Yes, sono solo. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi.